alla collezione autunno-inverno Alitalia stagione 2015-2017. Etihad, quella degli Arabi. La procura di Civitavecchia ha concluso le indagini già da qualche tempo e il nostro Danilo Procaccianti è venuto in possesso della relazione dei periti e dei consulenti della procura. Cosa pagheremo? Pagheremo sprechi, inefficienze, privilegi sindacali, un aereo anche arrugginito e anche queste qua, insomma, tutta sta robetta qua, anche un paio di scarpe, il nostro Danilo Procaccianti. Quante volte vi è già capitato di sentirvi dire adesso parte il futuro di Alitalia? Se c'è una storia, mi piace dirlo con molta franchezza, in cui l'Italia ha dato il meglio di sé per tanti motivi, ma anche il peggio di sé come visione e strategia, per colpa in larga parte della politica, è proprio l'Italia. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. All'Italia decolla. Era il 2015 e Renzi parlava dell'accordo che portò gli Emirati di Etihad a investire in Alitalia. La festa appena cominciata è già finita. Quell'avventura durò appena 2 anni e mezzo e poi furono portati i libri in tribunale. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. E disse: l'Italia ha dato il peggio di sé per colpa della politica. Dobbiamo aggiungere anche lei in questa lista del peggio. Perché? Vista com'è andata. Perché? Visto che dopo 2 anni e mezzo portarono i libri in tribunale. E cosa c'entra il mio governo? Lei era lo sponsor politico di quella, di quell'accordo. Il governo Letta aveva individuato nella partnership con un'azienda di Abu Dhabi che si chiamava Etihad la partnership naturale per a suo avviso per Alitalia. Mi sembrava una scelta giusta, io ho cercato di sostenerla per quanto è stato possibile, purtroppo non è stata la scelta corretta. Sembra quasi che si è trovato lì per caso. Lei fece questa grande presentazione in grande stile, allacciate le cinture, ci credeva? Certo che ci credevo, ma io se lei fa delle battute le rispondo con delle battute, se lei guarda i fatti sono quelli che le ho raccontato, vale a dire che se me li fa dire prima. Lei sta facendo un'intervista o sta facendo un monologo? Se fa il monologo la può fare da solo, gira la telecamera e si fa un selfie. Se vuol fare un'intervista ferma alla domanda, io le rispondo. Prego. Qual è la domanda? La domanda è se si è pentito di quella presentazione in grande stile e quindi aggiungiamo pure lei alla politica che ha fatto male su Alitalia. Non mi sono pentito, la risposta, perché quella era una richiesta che mi veniva dai vertici Alitalia, che mi dicevano che quel momento era il momento nel quale serviva anche il Presidente del Consiglio per dire che lo Stato c'era. Perdite per 450 milioni nell'ultimo bilancio approvato e debiti per 3 miliardi di euro. E non solo, i vertici di quella compagnia oggi sono tutti indagati dalla Procura di Civitavecchia, a cominciare proprio da Luca Cordero di Montezemolo, gli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Mark Kramer Ball, l'ex numero uno di Etihad James Hogan, tutti accusati di reati gravissimi. Perché stiamo parlando del cagionamento doloso del fallimento mediante la falsificazione dei bilanci. Insomma, delle cose gravi, no? Le carte che abbiamo letto raccontano di una compagnia totalmente succube degli arabi. Arabi che ancora prima di entrare in Alitalia fanno una serie di contratti per assicurarsi i gioielli di famiglia della nostra compagnia. Dovevano portare soldi freschi e investimenti e invece... Hanno portato via un po' di cose dall'Italia. Preziosi il slot a Heathrow, i 3/4 del programma di fedeltà Mille Miglia. Qualcuno fa l'esempio dei pirati del deserto. O Sarracino, o Sarracino. Comincia con gli slot di Heathrow, l'aeroporto londinese. Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Vale tanti soldi. Alitalia a Londra ne possedeva 5 coppie e le ha vendute a Etihad per 60 milioni complessivi. Mai nessuno slot è stato venduto con valori unitari così bassi. C'è chi ritiene che 60 milioni sia il prezzo di una coppia di slot e non di 5, quindi sia stato fatto uno sconto dell'80%. Cioè, come dire, 5 al prezzo di uno. Sì, esattamente. Oltretutto all'Italia poi li ha presi in affitto da Etihad per continuare a volare in quelle fasce orarie. Sugli slot di Londra invece che mi dice? Quelli paghiamo ancora l'affitto, ad Etihad.
Beh, con Etihad ci saranno, ci sono più partite aperte, fra cui anche questa. Però ancora adesso paghiamo l'affitto. Abbiamo crediti nei confronti di Etihad, quindi contabilmente stiamo negoziando anche per un rinnovo di quelle posizioni. Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca. Poi c'è Alitalia Loyalty, la società che gestisce il programma Mille Miglia, anche quella venduta in saldo agli arabi, che hanno preso il 75% per 112 milioni di euro. Ma c'è di più, perché la società fu iscritta inizialmente a bilancio al valore di 13 milioni. Per i PM quella sarebbe una falsa plusvalenza. Insomma, faccio finta che la mia società valga poco, così quando la vendo sembra che ho fatto un affare. L'unico che si sarebbe opposto sarebbe stato Claudio Di Cicco, ex manager all'Italia. Per questo fu cacciato dall'azienda. Le immagini sono entrato nell'89 e sono andato via nel 2015, allontanato, entrando dalla gavetta peraltro. Ma mi dica solo, era perché in qualche modo lei si opponeva a quelle decisioni? Certo che sì, certo che sì. In certo qual modo ho fatto presente le cose non andavano e sono stato immediatamente allontanato. Ma l'Italia è solo un pezzo di un puzzle che vede protagonisti Matteo Renzi, Luca Cordero di Montezemolo e gli Emirati Arabi. Nel seppur breve tempo in cui Renzi è stato premier, ha incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed svariate volte. Gli Emirati Arabi sono stati protagonisti non solo di Alitalia, ma anche delle sorti di un'azienda strategica per la difesa italiana, che è Piaggio Aerospace. Poi hanno fornito il discusso aereo di Stato fortemente voluto da Renzi e numerose sono state le partite sulla fornitura di armamenti. Il tramite di Renzi con gli Emirati è senza dubbio Luca Cordero di Montezemolo. Io ho avuto forti richieste dal Presidente del Consiglio Letta e poi da Renzi di convincere Etihad ad investire in Alitalia, investire in Italia. Che è successo? L'ha chiamata uno, allora, chi? Letta o Renzi? Chi l'ha prima preso? Letta, poi addirittura una volta di notte Renzi per cercare di chiudere l'accordo. Di notte? Alle due sì, di notte? Adesso prima... non mi ricordo, era molto tardi, era molto tardi. Quindi emergenza. Forse anche alle tre. Sì, le era tre un momento di emergenza e devo dire che Etihad ha investito in quel momento 700 milioni di euro in Alitalia ed è stata fondamentale per evitare il fallimento. Chiamo Montezemolo alle tre di notte, quindi era uno sponsor politico di quell'operazione. Ha chiamato Montezemolo alle tre di notte, l'ha chiamato in tanti momenti e in tante fasi, anche perché Montezemolo è uno, diciamo, che di notte dorme poco. Ma questo che cosa significa? Facciamo le cose per bene. Alitalia, lei sa dirmi un governo che non ha dato un centesimo pubblico all'Italia? Nei 67 governi della Repubblica Italiana? Visto come è finita quell'avventura abbiamo dato 1 miliardo e passa. No, le sto domandando quante persone, quanti governi hanno dato zero contributi all'Italia. Ma che c'entra? Lo sa lei o no questo? Mi dispiace molto, mi dispiace molto, non è una scelta del mio governo. Lei mi deve dire quali atti abbiamo fatto noi come governo per scegliere Etihad o per intervenire e incidere sulla vicenda dell'Italia. Nessuno. Fare pressioni per far sì che ti pressioni fare pressioni è un reato, lo sa lei? No, pressioni, ma di cosa parla? Ma perché parla con parole che non sono corrette? Montezemolo stesso parlare Renzi, chiamare con Montezemolo chiamare Montezemolo. Montezemolo viene individuato da Etihad sì, come presidente. Montezemolo che dice Renzi mi ha chiamato di notte perché voleva che questa operazione andasse in porto, lo dice Montezemolo. Vedi, è evidente che nel momento in cui tu chiami Montezemolo e gli dici forza, mi raccomando, ci tengo ad Alitalia, stai dicendo una cosa sacrosanta, anzi una cosa bella, un presidente del Consiglio che spera che l'azienda non fallisca. Renzi dice, il mio governo è stato l'unico che non ha sborsato un centesimo di contributo pubblico per Alitalia. Perché poi è stato uno degli sponsor, forse tra i più importanti, di una gestione che ha lasciato alla fine, una gestione scellerata, che ha lasciato alla fine gli aerei sulla pista senza neanche un goccio di carburante. È dovuto intervenire lo Stato, come ha fatto più volte, alla fine ha contribuito a quella gestione per 1.300 milioni di euro, tutti i prestiti che poi non sono stati restituiti e che finiranno probabilmente nella bad company. Ora, il nostro Danilo Procaccianti ha potuto guardare nei conti di quella gestione consultando la perizia dei consulenti della Procura e sono emerse una gestione con 50 sfumature di grigio. Ad un certo punto Etihad che cosa ha fatto? Aveva una compagnia
regionale, si chiama Darwin, che non è che funzionasse un granché, era un po' sfigatella, aveva voli vuoti e alla fine ha detto dall'Italia: senti, ma mi compri tu un po' di biglietti per questi aerei? Ed è un impatto, è stato un impatto sulle casse di Alitalia per circa 100 milioni di euro. Poi c'è stato anche il sistema di prenotazione biglietti, che è costato più di 63 milioni di euro rispetto al precedente. Ecco, chi l'ha venduto? Shane Butt, oggi lavora a Malta presso una società che fa riferimento ad Hogan, ex manager di Etihad. Si vede che l'ha giudicato bravissimo. Poi ci sono i voli, i viaggi offerti ad alcuni dirigenti, alcuni dei quali avrebbero anche dovuto controllare su Alitalia. Viaggi ad Abu Dhabi, hotel lussuosi, posto in prima fila al Gran Premio di Formula 1, passi per l'area VIP, totale 150.000 euro. Ecco, meraviglioso, peccato che poi Etihad fatturava ad Alitalia, che è uscita ancora una volta con le toppe sul sedere. Ecco, complessivamente, se si sommano i prestiti, i contributi pubblici erogati fino a questo momento con quelli stimati da uno studio di Mediobanca, che ha preso in considerazione il periodo dal 1974 al 2014, complessivamente avrebbe impattato sulle casse pubbliche per oltre 12 miliardi di euro. Ora la patata bollente passa nelle mani di una newco. Presidente Francesco Caio, voluto dal ministro dello sviluppo economico Patuanelli, amministratore delegato Fabrizio Lazzarini in quota PD. E poi la governance è stata bloccata per un po' di tempo perché non si mettevano d'accordo sui componenti del consiglio di amministrazione, anche perché Renzi voleva dire la sua. Alla fine hanno trovato una quadra, hanno aumentato i membri del consiglio di amministrazione da 7 a 9. Ora la nuova Alitalia può decollare. Speriamo bene, perché quella gestione vecchia del 2015, insomma, quel volo tanto annunciato da Renzi, tanto sponsorizzato da Renzi, è durato poco. In compenso però ci sono rimaste le divise, costate 6 milioni di euro. Che fine hanno fatto? Cosa ha fatto da uomo? Cioè, quanto vale tutto questo? È circa un milione e qualcosa. Un milione di euro, sì. Più di un milione di euro, sì. Tutte divise all'Italia che stanno qui a Marcina. Certo, uomo, donna, terra, volo, di tutto. Scatole su scatole, accatastate una sull'altra e ammassate nel magazzino della EGV1, l'azienda di Gallarate, a cui era stata appaltata la produzione e pagato solo il primo lotto consegnato. Già vi dovevano altri soldi, no? Voi siete entrati come creditori? Sì, io sono entrato come creditore, sì, per 240.000 euro che non mi hanno mai pagato sostanzialmente, quindi sono un creditore del fallimento io. Quindi tutto questo magazzino qua, questo milione, sì, di euro di merce era per contratto che lei doveva tenere. Certo, se uno veniva a farmi un controllo e diceva: fammi vedere la percentuale che hai contrattualizzato, io dovevo mostrarla, se no pagavo delle penali. Però oltre il danno la beffa. Mi è arrivata la richiesta di restituire 900.000 euro, che era l'ultimo, mi pare, 3 o 4 mesi di fatturato della gestione Etihad dall'Italia. Cioè, non solo vi devono dei soldi, ma vi chiedono indietro anche quelli che già avevano pagato. Sì, certo. Perché nessuno le ha detto più niente. Cioè, lei ha questo 1 milione di euro qui. Non sa niente neanche, non sapevano neanche che esisteva quando hanno rifatto le divise dopo un anno. Perché poi le hanno rifatte. Le hanno rifatte. Ma voi gli avete detto: guarda che io c'ho 1 milione di euro in magazzino. Sì. E loro? Hanno preferito spendere 6-7 milioni e rifarle ancora. Ma non sono gli unici sprechi. L'ex consulente del ministro Toninelli ne ha trovati altri. Io beccai, come si suol dire, col sorcio in bocca delle persone che in Alitalia vendevano componenti di Alitalia a 1200 euro per poi ricomprare lo stesso componente a 250.000 euro o dollari, cambia poco. Gente che si è fatta trasportare la casa giocattolo del figlio, dirigenti Alitalia, da Roma a Londra, a spese di Alitalia.
I manager sembravano come l'orchestrina sul Titanic, talmente sprezzanti del bene pubblico al punto da lasciare in un ristorante, mentre Alitalia affondava, una mancia da 1.000 euro. Resta inteso che il pranzo l'ha pagato Alitalia. Montezemolo, che doveva tutelare gli interessi italiani dalla disinvoltura degli arabi, non si sarebbe accorto di nulla. C'è una legge che prevede che le aziende sopra 50 dipendenti occupino il 7% dei lavoratori disabili e l'1% delle categorie protette. Alitalia ha volato in scopertura profonda. Noi lo sollecitavamo perché sapevamo di essere il presidente di Teledon, pensavamo che su queste questioni in particolare c'erano dei licenziati proprio anche tra persone carrozzate, eppure purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta. No, guardi, non faccio nessuna intervista tanto tempo, grazie. Io tra l'altro in questo momento non sono nemmeno in Italia, quindi è proprio impossibile. Però mi dice solo se ha tutelato gli interessi di Alitalia. L'interesse dell'Alitalia, grazie. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Alitalia Etihad è stata multata anche dagli ispettori del lavoro di Roma per una presunta gestione allegra degli ammortizzatori sociali tra il 2015 e il 2017. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea. Non aveva consentito la fruizione di riposi per il personale navigante per circa 150.000, cioè oltre 160.000 giornate, come se in un'azienda metalmeccanica a un lavoratore che lavora dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, invece di fargli fare il giorno di riposo e il giorno di festivo, lo mettiamo in cassa integrazione. Quindi il suo costo lo scarichiamo sulle tasche dei contribuenti. Gli ispettori hanno anche inviato un'informativa riservata alla Procura di Civitavecchia, dove è stata aperta un'inchiesta per truffa. Nei documenti, fino a oggi inediti, gli ispettori puntano il dito sul Ministero del Lavoro dell'epoca per omissione di controllo sugli atti. Il Ministero avallava senza ulteriori e approfonditi controlli delle risorse pubbliche. Me ne parla per la prima volta, non ne so totalmente nulla. Non sono per niente in grado di dirle nulla. Cioè, com'è possibile che non si effettuavano controlli sugli ammortizzatori sociali? E non è che il ministro controlla le pratiche delle aziende. No. Però si rende conto lei da solo? Lei mi ha fatto una domanda e io ho dato una risposta. Quindi non ne sapeva nulla? No. Però siamo messi male se il ministro non ne sapeva nulla. Questa è la sua opinione. Anche i sindacati avrebbero condiviso tutto senza fare un minimo di verifica sulla fondatezza delle richieste di Alitalia. Cioè, vi dice che vi siete girati dall'altra parte. Ma infatti io non sono d'accordo. Però Alitalia è stata multata da questo punto di vista, questo lo sa. Io dico che l'Ispettorato del Lavoro, sul tema dell'interpretazione del contratto in materia di riposi, secondo il mio modesto parere, ha interpretato male. Ma il sospetto è che i sindacati hanno chiuso un occhio perché hanno firmato questo, un documento rimasto segreto fino ad oggi. È l'accordo del luglio 2017 con l'azienda sulla concessione di 3.432 giornate annue di permessi per ogni sindacato, un'enormità per un'azienda in amministrazione straordinaria. Quindi tutte le vostre organizzazioni sindacali fanno 15.488 giorni l'anno di distacchi. Il RAI stessi dipendenti sono 3.125. Ripeto, successivamente a quell'accordo ce ne sono stati altri di riduzione. Se ce li fa avere, noi siamo ben per trovare questi, guardi. Immagino. Naturalmente il segretario Viglietti non ci ha fatto avere nessun successivo accordo di riduzione dei permessi sindacali, perché non esiste. Noi abbiamo trovato un accordo con i sindacati sui permessi sindacali, l'ultimo che abbiamo letto, che concede 3.400 giornate annue di permessi sindacali ad ogni sigla, non sono un po' troppi. Visto come è messa l'Italia, insomma, potremmo cominciare da lì a risparmiare. Verificheremo. Ne prendo atto. Non sapeva di questo accordo. Non credo di averlo fatto io. No, però dovrebbe essere ancora in vigore. Ci guarderemo. Quando voi chiedevate sacrifici ai lavoratori,
perché sempre no, nel noi non abbiamo chiesto sacrifici nel, sempre nel no, 2017 sono stati bloccati gli scatti di, di retribuzione, di anzianità. Però mi scusi, non è così, l'hanno informata male. Ma questi blocchi ci sono ancora? È stata fissata la data per la soluzione a gennaio del 2020. Dopodiché c'è stata l'emergenza Covid. Però, quindi non sono male informato. Sempre in quell'anno voi poi fate questo accordo per i distacchi. E difatti sempre in quell'anno abbiamo ridotto anche quelle spese. Abbiamo tagliato... No, in quell'anno l'avete firmato l'accordo. No, in quell'anno l'abbiamo firmato, ma è una riduzione di quello che c'era. No, non è una riduzione. Sì. Le parti nel confermare la validità degli accordi vigenti in materia dell'attribuzione a ciascuna organizzazione sindacale dell'attuale spettanza di 3.432. Confermano l'attuale? Cioè, confermare la validità. È una conferma della riduzione. Quindi erano pure più di 3.432. Non so, io non c'ero nel 2017. Montezemolo, presidente e amministratore delegato, che è anche indagato in questa vicenda, non si è accorto di come andavano le cose in casa sua, non si è accorto di nulla anche il ministro Poletti, nonostante i suoi ispettori avessero denunciato al suo ministero un abuso di ammortizzatori sociali. Ecco, nessuno si è accorto di nulla, neppure i sindacati. È una coincidenza, erano distratti, perché il nostro Danilo ha scoperto un accordo sindacale che è da privilegiati, migliaia e migliaia di giorni di permessi sindacali concessi e soprattutto una busta paga per i piloti sindacalisti ben gonfia. Che succede? Che un pilota sindacalista arriva a guadagnare anche fino a 3.000 euro in più di quei colleghi che invece volavano. Questo perché la parte dello stipendio, una parte, è a cottimo e contempla un riconoscimento a parte per le ore di volo effettuate. Ai sindacalisti venivano riconosciute anche ore di volo che non facevano, fittizio, un privilegio che hanno portato anche in questo periodo di cassa integrazione. Abbiamo scoperto che chi si è preso 12 giornate di permessi sindacali ha portato a casa fino a 1.500 euro in più rispetto ai colleghi. Un paradosso e un privilegio. Nella compagnia di bandiera, che potremmo definire alla fine la compagnia di distratti e di smemorati, è stato anche facile acquistare un aereo uscito dalla produzione, valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che noi invece abbiamo valutato oltre i 200 milioni. Per fortuna però c'è il noleggio al leasing. Da che mondo in mondo ogni paese ha degli aerei di Stato e noi non abbiamo mai avuto un aereo di Stato che servisse per le missioni internazionali, quelle con 200 persone in più. Quello che noi abbiamo detto, questo sì, è dotatevi di un aereo di Stato. Viene scelto un vecchio quadrimotore posseduto da Etihad che consumava tanto. Per i generali dell'aeronautica non aveva senso acquisire quel velivolo. Felice di stare lassù. L'aeronautica prese a parere che il velivolo non risolveva i problemi. Quindi il gioco non valeva la candela. Ne avrai bisogno per il 5% durante una presidenza, questa è statistica, ma con costi sicuramente di manutenzione e di carburante elevati, molto elevati. Intanto i velivoli con quattro motori erano già in disuso per questioni proprio di consumo carburante. È un velivolo che non avrebbe avuto un suo futuro. È come prendere un 500 alla fine serie e poi verrà fuori, non so, un'altra macchina, un 550, no? Per giustificare l'acquisizione dell'Airbus 340 da Etihad, voluto da Renzi, l'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti scrive che gli aerei a disposizione della flotta di Stato sono da considerarsi obsoleti. In realtà erano del 2005, cioè della stessa età dell'aereo voluto da Renzi, che era del 2006, e che inoltre aveva anche l'aggravante di essere stato ritirato dal mercato nel 2011. Ma De Vincenti consiglia anche di utilizzare un leasing piuttosto che acquistarlo, perché sarebbe costato circa 200-300 milioni di euro. Esiste un aereo che costa tanto? Intanto non esiste. In quel periodo a noi ci venne offerto questo aereo, che è l'esatto gemello dell'aereo di Stato, chiamiamolo così. L'offerta di questo aereo, assolutamente identico, era di 7 milioni e 500 mila dollari. Per acquistarlo? Per acquistarlo. Gaetano Intrieri è un manager aeronautico. Solo grazie a lui si è arrivati alla rescissione di un contratto per un aereo che aveva un valore di mercato
tra i 5 e i 10 milioni di euro e che lo Stato italiano stava noleggiando a quale cifra? Complessivamente sarebbe costato da contratto 168 milioni, di cui 25 milioni erano già stati pagati. E sa perché i 25 milioni? Perché quell'aereo non era neanche di Etihad. Il Ministero della Difesa, infatti, non può fare un contratto per un aereo di Stato con una compagnia straniera. E così Etihad concede l'aereo in leasing ad Alitalia per un periodo di 8 anni e un canone complessivo di circa 74 milioni di dollari. Subito dopo Alitalia gira l'aereo in sub-leasing al Ministero della Difesa, sempre 8 anni, ma ha un canone complessivo che si alza a 167 milioni di euro. Si scopre dopo che l'aereo non era nemmeno nella disponibilità di Etihad, che invece lo aveva riscattato da una società, la UTHL, con sede alle isole Cayman. Sembrerebbe un altro bel favore fatto a Etihad. Cos'è questo aereo di Stato? Air Force Renzi? L'aereo che Renzi utilizzava per i suoi spostamenti. Io non l'ho mai utilizzato. Questo è l'aereo che l'Italia, la Repubblica Italiana, aveva scelto attraverso procedure definite dai tecnici. Certo, non mi metto io a discutere se sia meglio l'acquisto di un velivolo nuovo o il leasing di uno vecchio. Per far questo ci sono i dirigenti pagati per fare queste scelte. Non ci risulta che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, sia un tecnico. Eppure è lui che suggerisce di fare un leasing. Sono veramente stracarico di lavoro, un periodaccio, quindi non ce la faccio, mi dispiace. Però mi dice solamente, perché nelle carte che ho letto... Io la ringrazio dell'interessamento, però non posso proprio, sono assolutamente stracarico di lavoro. Però insomma, questo aereo è lei che scrive che valeva 200 milioni. In questo momento sono in una coda, quindi la devo lasciare. I tecnici, come li chiama Renzi, si erano accorti subito del costo spropositato di quell'aereo, come ci conferma un ufficiale militare di altissimo grado che aveva provato a farli ragionare. Si prende un aeroplano fuori produzione, fuori mercato completamente, viene incaricata l'aeronautica militare, in particolare il segretariato generale della difesa, che negozia il contratto. Allora io guardo quanto costa l'aeroplano, quanto costa la manutenzione, mi sembra leggermente esagerato. Prezzo totale di tutto eravamo poco oltre i 200 milioni. Allora io dico, caro Pino, andiamo sul sito, guardiamo quanto vale il 340. Gli faccio vedere che il valore all'epoca era di circa 7-8 milioni ed era in crollo verticale. Gli dico, caro Pino, ti suggerisco comunque di firmare il meno possibile, ma anche di avere un buon avvocato. Loro vanno avanti come treni e lo comprano lo stesso. Sull'aereo di Stato invece? Sull'aereo di Stato che cosa? Non si è pentito nemmeno di quello. Su che cosa? Cosa ho fatto io sull'aereo di Stato? Mi spieghi. È un'operazione anche quella fallimentare. Chi un aereo l'ha fatto? Che valeva un'operazione anche quella? Chi l'ha fatta 5, quell'operazione? 10 milioni. Quell'operazione, cosa ho fatto io su quell'operazione? Allora, nelle carte c'è scritto che poi avete segretato. Volontà chi ha segretato? Della Presidenza del Consiglio. Lei mi deve massima dire, c'è rapidità. Un atto di Matteo Renzi sull'aereo, sì, se non sì, quello di dire una cosa che ridico qui. Consiglio. Lo ridico qui con molta chiarezza. Se mi fa finire la domanda. Le ridico così. Qui con molta chiarezza. La vicenda dell'aereo di Stato è uno dei più grandi e incredibili casi di disinformazione. Chi, come, quando, io non trovo mai il mio nome in questa vicenda, semplicemente per il fatto che in quel momento io stavo guidando il paese, non mi preoccupavo degli appalti. Detto questo, l'aereo di Stato serve al paese? Sì. Dopodiché, se ci sono stati degli errori nella gestione del dossier, come leggo sui giornali, chi ha sbagliato deve pagare. Ma era la sottosegretaria della Presidenza. Scusi, mi fa. Prego? Mi fa finire. Ho fatto 10 minuti di rispondere. Prego. Cioè, prego. Lei dice. Ci sono i suoi colleghi, grazie. Le rispondo, le ho già risposto. Pressanti inviti della Presidenza del Consiglio. C'è scritto pressanti inviti. Pressanti inviti dalla Presidenza del Consiglio. Faccio una domanda. Lei mi trova una roba in cui c'è scritto Matteo Renzi? C'è scritto Presidenza del Consiglio. Matteo Renzi. La Presidenza del Consiglio è fatta da 1600 persone. Io dico, ci vuole un aereo di Stato. Ok? L'ho detto. Lo dice più volte, l'ho detto più volte. Rapidità, no, massima, ma guardi, urgenza, non soltanto, ma lei li ha letti i giornali? Perché li legge, no, i giornali? No, serve. Ho letto io i documenti. L'ho detto, che, insomma, penso i documenti sono firmati Renzi? Io quello Presidenza che del Consiglio. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Mi scusi, lei da un lato può farsi uno studio su come funziona il diritto in questo paese, chi firma gli atti, come e perché. Però se vuole sapere cosa penso io, glielo dico senza alcun problema. Sì.
L'aereo di Stato serve, sono dei buffoni populisti quelli che dicono che non serve e poi ci vanno. Non serve, dico che allora, è un catorcio. Allora, cioè, quello lì, quello non glielo so dire, io penso che non ci, sono l'unico, non c'è mai stato. Su quell'aereo lì non so se era un catorcio come dice lei, so che non ci sono mai stato io, perché io ho viaggiato con il solito aereo che era stato comprato da D'Alema e Berlusconi. L'accordo è stato firmato ad ottobre, poi c'è stato il referendum. L'aereo di Stato che serviva per le missioni internazionali è un fatto positivo per un paese. Lei dice hanno comprato un catorcio, non glielo so dire. Che quell'aereo valesse veramente poco lo dimostrano queste immagini. L'aereo, dopo la rescissione del contratto, abbandonato in un piazzale dell'aeroporto di Fiumicino, da quello che ci risulta, almeno da fine febbraio 2018. Etihad lo considerava talmente un rottame che non si è nemmeno preoccupata di andarselo a riprendere. Perché lì quell'aereo? Renzi dice: io ho detto solamente che serviva un aereo di Stato. Poi hanno fatto tutti i tecnici, uno di questi è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio De Vincenti, accoglie l'invito, dice la vecchia flotta di Stato è datata ormai 2005, bisogna fare un aereo nuovo, e ne compra uno fuori produzione, Airbus 340 del 2006. Ora, secondo i tecnici dell'aeronautica, quelli che se ne intendono, quello è un acquisto antieconomico, perché il volo di Stato vola poco, si alza poco statisticamente durante un anno, poi quel tipo là, anche quattro motori, e consuma tantissimo carburante. Ora però uno dice, vabbè, acquistiamo un aereo fuori produzione, almeno facciamo un affare. E no, neppure quello, perché se il gemello di quell'aereo viene valutato su internet a prezzo di listino tra i 7 e i 10 milioni di euro, De Vincenti lo valuta invece tra i 200 e i 300 milioni di euro. Non sappiamo in base a quali stime, però poi offre la via più economica: noleggiarlo in leasing per 8 anni a un prezzo complessivo di 167 milioni di euro. Ma qui c'è un problema: siccome l'aereo di Stato non può essere, non può appartenere ad una compagnia straniera, come ne escono? Ne escono che Etihad fa un contratto di leasing con Alitalia per un valore di 74 milioni di euro. Alitalia gira in subleasing al Ministero della Difesa per 167 milioni di euro, ma 25 milioni di euro li devono pagare subito, perché si scopre che poi questo aereo è intestato ad una società alle Cayman. Insomma, quello che emerge è che avevano un po' fretta, tant'è vero che avevano anche stipulato un contratto poi annullato perché era privo del parere dell'autorità anticorruzione e privo della copertura economica del MEF. Una fretta che emerge anche dalle informative della Guardia di Finanza, che parla di pressioni da parte della Presidenza del Consiglio, non dicono da parte di chi. Renzi dice: io non ho firmato nulla, non ho pensato, hanno fatto tutto i tecnici. Vero, però quei tecnici li ha scelti lui, come ha scelto anche i protagonisti di un'altra vicenda, quella di Piaggio Aerospace, solo che qui non ci hanno lasciato il mezzo rottame sulle piste di volo, ma hanno affondato misteriosamente un drone. Il 31 maggio 2016 uno degli unici due prototipi del drone viene spedito ad Abu Dhabi e non se ne hanno più notizie. Nello stesso giorno il secondo prototipo cade in mare al largo di Trapani, dove sta conducendo una prova di volo. Le cause dell'incidente sono state secretate. Questa volta è il fondo Mubadala degli Emirati Arabi che acquisisce il 98% della Piaggio Aerospace. I protagonisti di questa vicenda sono gli stessi di Alitalia, il governo Renzi, e un ruolo importante ce l'ha anche Montezemolo, evidentemente squadra che vince non si tocca. Hanno replicato anche in Piaggio, e questa volta a rimetterci sono ancora una volta i lavoratori, che finiscono allora insaputa in un intrigo internazionale, un conflitto geopolitico. E ci rimette anche un drone che viene affondato misteriosamente in mare.
la nostra relazione di amicizia con gli Emirati Arabi Uniti non nasce semplicemente dal fatto che Mubadala è nel capitale azionario vostro o che Etihad ha acquisito all'Italia. Nasce da un'idea profonda di condivisione politica e geopolitica. Nel 2014 è sempre Renzi, con l'aiuto di Montezemolo, a convincere il fondo emiratino Mubadala, già presente nel capitale con una quota minoritaria, ad acquisire il 98% di Piaggio Aerospace, azienda che produce aeromobili civili ma anche tecnologia militare. Siamo esattamente negli stessi giorni in cui Etihad entrava in Alitalia. I lavoratori Piaggio si ricordano nel 2014 la frase di Renzi di Impact appena li vide e fu mi raccomando, non chiedetemelo neanche, Piaggio con Alitalia non c'entra assolutamente niente. No, basta, Piaggio Aerospace, che è una situazione fotocopia, cioè aveva questo rapporto con gli Emirati Arabi un po' troppo stretto. Su Piaggio Aerospace, è una situazione fotocopia di Alitalia. Piaggio Aerospace è una lunga storia che risale ad almeno 3 governi fa e va avanti ad oggi. Se lei mi dice, ma tu sei andato nelle fabbriche a dire forza ce la faremo? Sì, lo facevo di mestiere. Circa 4 anni dopo, Piaggio entrerà in amministrazione straordinaria portando i libri in tribunale. Uno dei protagonisti nella vicenda Piaggio è senza dubbio Alberto Galassi. È stato dal 2009 al 2015 prima amministratore delegato e poi presidente di Piaggio e ha intrecciato intense relazioni con il cosiddetto giglio magico di Matteo Renzi. Sicuramente ha convinto alcuni suoi amici imprenditori liguri a finanziare la Leopolda, sicuramente ha offerto viaggi in aereo a Luca Lotti per andare a vedere il Manchester City. Questo le risulta, diciamo, direttamente? Questo mi risulta direttamente, con un costo cospicuo, soprattutto per un'azienda che era davvero in cattive acque. E poi Galassi assunse molto rapidamente nel 2017 Pier Francesco Boschi, fratello di Maria Elena, nell'azienda nautica Ferretti di cui oggi è amministratore delegato. Ora qui è anche possibile che Pier Francesco Boschi sia bravissimo e che sia stato assunto per ragioni di merito. Anzi, diamolo per scontato, sarà bravissimo. Al di là delle frequentazioni politiche, quello che a noi interessa è che in alcune mail interne inviate all'azionista arabo, l'allora amministratore delegato Carlo Logli accusa il suo presidente Alberto Galassi di aver esportato illegalmente armamenti dietro pagamento di tangenti. Sapeva di questo? Beh, non sapevo di questo, ma posso assicurare che non è stata violata nessuna legge. Se a casa sua qualcuno le dice che la moglie le ruba i soldi in banca, io penso che la chiarirà con sua moglie. Però si parla di armamenti, di sicurezza nazionale, quindi penso che sia un po' più di una cosa da gestire in casa. Lei sta parlando di finanziamenti e sicurezza nazionale, sono due cose diverse. No, quindi... qui le mail interne di Logli che scrive a Omed Al-Shimari è esportazione illegale di armamenti, quindi riguarda la sicurezza nazionale. Le dico perché per quel che riguarda l'esportazione di armamenti, in questo caso del P1HH, tutto era secondo le regole. Gli emiratini volevano un drone armato a tutti i costi e Piaggio poteva darglielo. Per questo ne acquisiscono la maggioranza. Essendo però un'azienda di rilevanza strategica, il governo decide di esercitare il cosiddetto Golden Power, una sorta di veto sulle decisioni strategiche. Perché sinteticamente dice che il governo italiano avrebbe tutelato l'esportazione di tecnologia, avrebbe tutelato le informazioni strategiche e infine avrebbe garantito l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda. Il decreto, oltre che da Matteo Renzi, fu firmato anche dall'allora ministro della difesa Roberta Pinotti, che ne era responsabile. La stessa Pinotti nominò come suo delegato per Piaggio il generale Enzo Vecciarelli. Il mio compito era quello di coordinamento, un coordinamento tra tutte le attività
istituzionali a supporto di obiettivi governativi, quindi politici. 3 anni dopo questi portano i libri in tribunale, insomma non si è vigilato bene. Chi doveva vigilare certamente non ero io. Però c'è una riunione dell'ottobre 2015 del comitato esecutivo Piaggio in cui il direttore finanziario dice sostanzialmente che ci prevede un buco della cassa crescente. Guardi, lo sapeva. Io non posso entrare nella gestione amministrativa delle aziende. Quindi non sapeva nemmeno che Piaggio, per esempio, non ha presentato i bilanci per 3 anni consecutivi. Non era mio compito, non so come spiegarglielo, è la quarta volta che glielo ripeto. I dirigenti preposti ad attività strategiche dovevano tutti essere cittadini italiani approvati preventivamente dal governo. Perché a un certo punto il signor Ali Aliafei, arabo, è diventato presidente di Piaggio Aerospace e un suo uomo, il libanese Nabil Ashir, è stato praticamente a tutte le riunioni in cui si discutevano questioni strategiche relative al programma drone? Ali Aliafei, oltre che di Piaggio, era presidente anche di Adasi, cioè l'ente acquirente di tutte le tecnologie militari per gli Emirati Arabi. Un presidente estero nella stanza dei bottoni di un'azienda strategica del nostro paese. Nessuno le ha detto nemmeno di controllare appunto se veniva nominato un cittadino non italiano? Non capisco perché me l'avrebbero dovuto ordinare. Perché lo prevedeva il decreto. Ma non lo prevede Powell. Il decreto. Io ho ricevuto, tra l'altro in maniera verbale, dal ministro Pinotti il compito di coordinare tutte le attività istituzionali che potevano garantire l'esportazione di un velivolo militare. Non so più come dirglielo. E la prego, non me la rifaccia più questa domanda. Ma ha firmato lei il decreto Golden Power? È il Consiglio dei Ministri che approva il Golden Power. Però siccome io non dico che però, voi dovreste presentavano i bilanci. Lei dovrebbe studiare però. Il Presidente del Consiglio in Italia firma tutti gli atti, si chiama controfirma, firma le leggi, firma tutto. E poi mettete degli uomini a controllare. Qual è il soggetto? Mi può rispondere alla domanda? Ma no, infatti, io sto dicendo che lei firma il decreto Golden Power. Bisogna che studi, lei deve studiare. Va bene, è il Consiglio dei Ministri comunque. Vi faccio salutare. Quindi non avete controllato bene. Stai bene? Bene. Beh, è perfetto, come bisognerebbe fare un corso di formazione a giornalisti che non conoscono le cose e pretendono di fare domande. Lei era responsabile del Golden Power. Del? Della Golden Power su Piaggio Aerospace. Sì, quando è stata... No, non credo che fosse congiunta col Ministero. Esatto, però insomma... Economico. Sì, però insomma poi... Avete risposto che era per l'equilibrio economico-finanziario, che Mubadala saliva al 98%, poi hanno portato il libro in tribunale. Insomma, non avete controllato la benissimo. La Golden Power si riferisce ai controlli finanziari. Anche. Si riferisce nello specifico al fatto che, per quanto riguarda la difesa, io poi parlo per questo di competenza, al fatto che in produzioni che sono sensibili, come quelle che Piaggio ha, per esempio per quanto riguarda le manutenzioni dei motori di aerei militari, non ci devono essere presenze straniere che possono mettere... Però il presidente a un certo punto era degli Emirati Arabi, insomma non è passato dal Parlamento la decisione. È stato fatto tutto secondo le norme di legge, lei lo sa bene, non credo che ci sia nessuno, anzi è stato fatto con serietà, perché credo che fosse la prima volta che si applicava la Golden Power. Ma ci rilascia un'intervista, senatrice? Spero di andare in realtà. No, no, questa non è un'intervista, inseguirla per strada. Senatrice, siamo sempre qua. Senatrice, siamo sempre su Piaggio. Allora, io sinceramente, diciamo, mi sento un po' inseguita. Piaggio non ha presentato i bilanci per 3 anni. Io qua sono l'amministratore delegato. Ma c'era scritto nella Golden Power che dovevate vigilare l'equilibrio economico. Che cosa è successo? Che un'azienda che è strategica per la sicurezza del paese come Piaggio, perché produce tecnologia militare, viene acquistata da un fondo arabo, Mubadala, che nomina a capo alla presidenza, un po' più in là dopo averla acquistata, il Aliafei, che è anche a capo di un ente che acquista per gli Emirati armamenti. È come se tu mettessi una volpe in guardia del tuo pollaio. E poi Aliafei incarica un suo uomo, Al-Shir, un libanese, per presidiare quegli incontri dove si parla di strategia militare, del progetto droni. Questo dal punto di vista della strategia aziendale. Dall'altra, per 3 anni
nessuno presenta i bilanci e nessuno se ne accorge. Ora, era stato anche istituito il Golden Power, il potere speciale da parte del governo per esercitare controllo su un'azienda strategica del paese, ma Renzi dice: io non ho fatto null'altro che ottemperare a una delibera della presidenza dei ministri e del Consiglio, e ho controfirmato un decreto che proveniva dal ministro della difesa. Ma la Pinotti, da noi intervistata, ha detto: non spetta a me il controllo economico. Anche il capo di Stato Maggiore Vecciarelli ha detto: non mi fate queste domande. Ma insomma, a chi spettava il controllo? Forse all'ex amministratore delegato Logli, uomo che vive negli Emirati Arabi e che a un certo punto comincia a inviare mail velenose dove accusa l'ex presidente Galassi di esportare armamenti dietro compenso di tangenti. Galassi da noi ha ascoltato, ha smentito i fatti, non ha mai però querelato Logli, e Galassi, che è anche un uomo, un manager che ha strizzato l'occhiolino al giglio magico. Lotti, che avrebbe usufruito di un viaggio a Manchester a spese della Piaggio, intervistato dal nostro Danilo Procaccianti, ha detto: io non mi ricordo questa partita. Insomma, il contesto è questo ed è ovvio che non poteva che finire con i libri in tribunale e un drone, il P1HH, affondato in mare. A rimetterci sono ancora una volta i lavoratori. Tuttavia, chi ha lasciato le macerie è stato considerato meritevole di una onorificenza, ecco, però lontano dai riflettori. Non sappiamo se per discrezione o per imbarazzo. Il 31 maggio 2016 uno degli unici due prototipi del drone viene spedito ad Abu Dhabi e non se ne hanno più notizie. Nello stesso giorno il secondo prototipo cade in mare al largo di Trapani, dove sta conducendo una prova di volo. Le cause dell'incidente sono state secretate. Che è successo? Ecco, questo è interessante. Su questo sta, non so se sta ancora indagando la magistratura. Certamente quello che sappiamo è che abbiamo il relitto, il cadavere. Non sappiamo se si è suicidato o l'hanno ucciso. Lei pensa che l'hanno ucciso? Io lo lascio dire a lei. Come dire, una volontà di, come dire, annientare quella sperimentazione. Lo sta dicendo lei. La cosa è semplicissima. Nella sala di comando degli aeroplani c'erano due piloti che hanno azionato l'autodistruzione dell'aeroplano, che è un pulsante che sostanzialmente porta i piani di quota dell'aeroplano. Quindi è stato fatto proprio apposta? È stato fatto apposta. È stata fatta apposta perché in quel momento sia noi che gli emiratini avevamo avuto l'autorizzazione dagli americani ad armare i droni, per cui eravamo tutti appagati da questo punto di vista. La mattina alle 9, l'aeroplano che arriva agli Emirati carica il prototipo, l'altro dopo un'ora va in volo, appena andato in volo, libero da ogni traffico, non c'erano barche, non c'era niente in giro, nell'acqua. Quindi nell'arco di un'ora il programma non c'è più. Volutamente, quindi. Certo, volutamente. Il programma di sperimentazione è compromesso. Piaggio si ritrova senza droni e senza soldi. Eppure, solo pochi mesi prima, Homad al-Shimari, che era l'amministratore delegato di Mubadala Defense, ricevette su proposta del presidente del Consiglio Renzi la croce al merito di Cavaliere della Repubblica per il suo lavoro di rilancio in Piaggio. Gli fu consegnata da Roberta Pinotti e dal generale Vecciarelli, che per l'occasione gli regalò anche un fucile. È un po' curioso che l'Italia attribuisca una delle sue più alte onorificenze a una persona che ha lasciato dietro di sé molte macerie fumanti. E a voi fu espressamente detto di non divulgare la notizia. Esattamente, venne preparato un comunicato stampa e venne rifiutato dai legali di Piaggio, di Mubadala, eccetera, e anche dal Ministero della Difesa, dal portavoce della ministra Pinotti, affinché non venisse data pubblicità alle notizie. Lei gli ha regalato pure un fucile. Lei gli ha regalato anche un fucile e gli regalo anche tutta la mia amicizia, la mia stima verso di lui, verso lo Sheikh Mohammed e per tutto il comportamento degli Emirati Arabi in questa vicenda.
Di Alitalia e Piaggio, Matteo Renzi non ha più detto nulla. Di sicuro, lui è rimasto amico degli Emirati anche dopo che ha lasciato Palazzo Chigi. Spesso è stato chiamato per tenere delle conferenze a pagamento. L'ultima risale a circa un anno fa. The left, Matteo Renzi, came in 2014, the youngest ever Prime Minister of Italy, was Prime Minister. L'evento che si è svolto ad Abu Dhabi aveva tra i suoi sponsor Mubadala ed Etihad, proprio i protagonisti delle disfatte di Piaggio e Alitalia. Per parlare 16 minuti effettivi, Matteo Renzi percepisce 33.000 euro, un compenso congruo per un ex premier. L'anomalia è il giro che fanno i soldi della consulenza, al punto che l'antiriciclaggio di Banca d'Italia ha segnalato l'operazione come sospetta. Dal conto di Anthony Scaramucci, l'organizzatore dell'evento negli Emirati, parte un bonifico di 75.000 euro. Quei soldi non vanno direttamente a Renzi, ma arrivano a Portici, in provincia di Napoli, sul conto della Carlo Torino e Associati. Infine Carlo Torino fa un bonifico di 33.000 euro a Matteo Renzi. A proposito di quel bonifico di Renzi, ti cercavo. Senta, Danilo, io la ringrazio, ma purtroppo lei capirà che non posso dare... Perché questo bonifico parte da Scaramucci, arriva a lei e poi a Renzi. Perché... Io la devo salutare, naturalmente è inutile che le dica che tutto è perfettamente trasparente, tutto è assolutamente in ordine. Ma lei come ha conosciuto Renzi? La ringrazio, io molto gentile, la ringrazio. Buona giornata. Ma... Carlo Torino in passato si è occupato di commercio di calzature e di finanza. È proprietario e amministratore unico di una società con un capitale di 1.500 euro che risulta inattiva. È stata costituita il 26 novembre 2019, proprio alla vigilia della partecipazione del senatore alla conferenza e tre giorni dopo che Matteo Renzi aveva chiuso la sua società, la Digistart SRL, che si occupava proprio della gestione delle conferenze. Anche la società di Carlo Torino si sarebbe dovuto occupare di convegni e di eventi, ma pare che si sia occupata solo dell'evento di Renzi. La Carlo Torino e Associati ha sede al secondo piano di questo palazzo, nella via principale di Portici. Questo Carlo Torino lei non l'ha mai visto? No, io non l'ho mai visto, diciamo, come persona fisica. Però posto a nome di Torino. Molto discreto è anche Mario Capuano, il commercialista che ha creato la società di Carlo Torino, al punto che arriva a negare la sua identità. Scusi, dottor Capuano? No. Eh? No, non più. No, una domanda. Mi dice qualcosa su questa Carlo Torino? Fare una cosa. Vabbè. Perché non ci vuoi dire? Cioè, non c'è niente, non c'è solo un'informazione. Non posso rilasciare nessuno. No, ma solo se siete qui. Enrico, sui bonifici che arrivano a Portici invece. Deve studiare, non ne sa una. Nessuno vuole rispondere, fatichiamo anche a capire sinceramente il perché. Comunque, gli Emirati Arabi entrano in Piaggio non perché sono animati dalla volontà, dal desiderio di salvare posti di lavoro e un'azienda strategica per il nostro paese, ma perché erano interessati alla sua tecnologia militare. Erano interessati in particolare ad un aereo che poteva essere civile, che poteva essere comandato da remoto, poteva essere trasformato in un drone, e qualcuno gli aveva anche promesso che questo aereo poteva essere armato. A loro interessavano i droni armati. Avevano provato a chiederli agli Stati Uniti, a Israele, ma avevano ricevuto porte in faccia. Noi gliele abbiamo aperte, solo che poi ad un certo punto le autorizzazioni per armare il drone tardavano. Gli Emirati Arabi, nelle more, hanno cominciato a fare pressioni sugli Stati Uniti. Il sottotitolo era: o ci fornite voi il drone armabile oppure ce lo fabbrichiamo noi qui in Italia con la Piaggio. Alla fine gli Stati Uniti cedono e parte una commessa di droni armabili. A quel punto
Piaggio e i suoi droni non servono più. E così anche i lavoratori della Piaggio, che sono finiti inconsapevolmente a loro insaputa in un conflitto geopolitico. A quel punto potevano essere buttati a mare come il drone.